Raccolta differenziata presso attivi gli impianti di Ragusa e Vittoria. Cicli, delusione per lo scioglimento, non siamo mafiosi. ASP 7, in provincia si vive bene, l'acqua è buona. Modica all'Expo costa 183.000 euro. Bentrovati con l'informazione di Canale 74, apriamo parlando di raccolta differenziata, presto attivi gli impianti di Ragusa e di Vittoria. La Sicilia non ha un piano rifiuti e l'unica strada che ha praticato e continua a praticare è quella che va dal cassonetto alla discarica, ma le discariche siciliane sono al limite della capienza, molti siti da bonificare perché inquinati e l'Europa ci incalza con multe salatissime. Tutta la regione è in forte ritardo con la raccolta differenziata, siamo sotto il 10% a fronte di un obiettivo di legge del 65, dove funzionano solo due impianti di compostaggio senza i quali parlare di raccolta differenziata non ha neanche senso. A Ragusa, come ha denunciato da ultimo anche Riccardo Iacona, impresa diretta, ce n'è uno costato 4 milioni di euro, interamente completato 5 anni fa. Ha funzionato solo per 20 giorni e poi è stato chiuso per mancanza di personale. E l'impianto, che avrebbe potuto trattare 14.000 tonnellate di rifiuti all'anno, oggi cade a pezzi. Sempre in provincia di Ragusa ce n'è un altro costato 3 milioni di euro. Anche quest'ultimo è fermo perché manca una cabina elettrica che costa 40.000 euro. Così, costruito nel settembre 2013, l'impianto non ha trattato nemmeno un chilogrammo di rifiuti, a fronte di una capacità di 5.000 tonnellate e mezza l'anno. Il nuovo assessore regionale ai servizi di pubblica utilità, Vania Contraffatto, intende dare però delle risposte e ha programmato l'attivazione di impianti di compostaggio. Saranno 18 in tutta la Sicilia, di cui 9 finanziati ma mai entrati in funzione. Da quest'estate quelli disponibili dovranno entrare in funzione e nell'elenco dei siti da aprire ci sono la discarica di Cava dei Modicani a Ragusa e di Pozzo Bollente a Vittoria. Rabbia, delusione e polemiche tra gli sciclitani. Non siamo mafiosi, dicono dopo la decisione del Ministero di sciogliere il comune per mafia. Sebbene fosse ormai quasi sicura, ha fatto comunque il rumore e l'effetto di un rombo di tuono in un negozio di cristalli. Gli sciclitani, al grido unanime di non siamo mafiosi, avevano sperato in una soluzione differente, ma la scure del Ministero si è abbattuta sulla città. Scioglimento per infiltrazioni mafiose, un eco di rilevanza nazionale. Elezioni rinviate alla primavera 2017, mentre già in molti si organizzavano per le prossime amministrative con segnali di ripresa forti e coraggiosi, ora la decisione del Ministero, seppur attesa, lascia tutti sgomenti. I cittadini addetti ai lavori. Da ogni parte le reazioni della classe politica che tutelano il buon nome della città, che del turismo ha fatto un baluardo e un vanto nazionale. La decisione di sciogliere il Consiglio Comunale di Scicli è stata assunta dall'organo presieduto dal Premier Matteo Renzi, col parere favorevole del governatore della Sicilia Rosario Crocetta, su proposta del ministro dell'Interno Angelino Alfano. La deliberazione del CDM sarà ora sottoposta alla firma del Presidente della Repubblica, che firmerà il formale provvedimento di scioglimento e nominerà contestualmente i commissari. Questi saranno un prefetto, un viceprefetto e un funzionario della carriera economico-finanziaria. I nomi dei tre commissari prefettizi che guideranno per almeno 18 mesi il comune, assumendo i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale, saranno resi noti a breve. Il sindaco Franco Susino, che si è sempre proclamato innocente, si è già dimesso lo scorso 23 dicembre con il conseguente decadimento della sua giunta. Lo stesso ex primo cittadino, coinvolto nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania per concorso esterno in associazione mafiosa, era stato rinviato a giudizio lo scorso 17 marzo e sarà processato il prossimo 8 maggio, assieme agli imputati di spicco del processo scaturito dall'operazione Eco, ovvero i fratelli Franco e Ignazio Mormina. L'ASP 7 di Ragusa ha presentato questa mattina la relazione sanitaria 2014. In provincia di Ragusa si vive bene, l'acqua degli acquedotti è buona e si punta sulla prevenzione e sulle vaccinazioni gratuite. Presentata questa mattina nella sede dell'ASP di Ragusa la relazione sanitaria e statistica del 2014, stilata a cura del Dipartimento Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale. Emerge un dato rassicurante del buon vivere in provincia di Ragusa: bassa la mortalità infantile neonatale, la cui causa primaria sono le mancate diagnosi prenatali. Molta attenzione verso la prevenzione e verso le vaccinazioni, che sono gratuite, ma ancora troppo poco sfruttate dai cittadini della provincia di Ragusa per la prevenzione ai tumori, unica vera strada per combatterli in tempo. Ragusa è ancora un angolo di mondo dove la qualità della vita è buona, dove l'ambiente è buono,
dove riusciamo a erogare un'assistenza sanitaria buona, e questo ce lo dicono, la mortalità infantile neonatale bassa, dove riusciamo a fare prevenzione, dove riusciamo a erogare gratuitamente gli screening, le vaccinazioni. Ricordiamoci che siamo in una fase di risorse limitate, anche paesi molto ricchi fanno pagare tutte queste cose e non tutti oggi, anche con le crisi del lavoro, sarebbero in grado di farlo. Quindi bisogna assolutamente fare gli screening, perché, come lei diceva, gli screening trasformano un tumore inguaribile in una malattia guaribile. Quindi invitiamo tutti a vaccinarsi per le malattie prevenibili e a fare gli screening oncologici. Una nota curiosa: l'acqua della provincia di Ragusa è meglio di quella delle bottiglie, ricca di calcio che non fa male come si crede, ma aiuta a vivere bene. Sfatiamo questo discorso che, per esempio, l'acqua con il calcio fa venire i calcoli alla calcolosi renale. Non è vero assolutamente. Gli studi scientifici dicono che intanto un alto tenore di calcio nell'acqua, compatibilmente con quelli che sono i valori europei e nazionali, non provoca la calcolosi, se non casomai ai ferri da stiro e alle lavabiancherie, ma anzi è un fattore di protezione, perché pulisce le arterie. E dagli studi che sono stati fatti in tutto il mondo, tra cui uno in Inghilterra che è durato più di 20 anni, è un fattore di protezione. Modica definitivamente esclusa dal Paese, insorge l'opposizione, inaccettabile. Ancora una volta torna protagonista la questione Paes. Ormai si sapeva, il comune di Modica ne era fuori solo insieme a Scicli per evidenti motivi tecnici dal cospicuo finanziamento del Paes. Una perdita ingente in termini di finanziamenti sia regionali che europei. Ora la questione Paes, piano d'azione per l'energia sostenibile, è approdata in consiglio comunale. Un confronto serrato tra l'opposizione e l'amministrazione che ha ribadito l'evidente, cioè l'esclusione di Modica. Il Paes vuole raggiungere a regime il miglioramento energetico attraverso la riduzione delle emissioni, ad incrementare le fonti di energia rinnovabile. L'amministrazione non ha presentato richiesta di adesione per accedere ai finanziamenti e il sindaco ha rivendicato in aula la correttezza e la lungimiranza della sua azione, perché ha sostenuto il finanziamento europeo sarebbe solo un ipotetico e i costi sull'anticipo delle somme ricadrebbero sul bilancio comunale. Non sono dello stesso parere dall'opposizione. Per Andrea Caruso del PD le motivazioni del sindaco sono insufficienti, contraddittorie e certamente non condivisibili. Anche per gli altri esponenti dell'opposizione l'adesione al Paes andava comunque fatta per non perdere i finanziamenti che sono invece certi. Per Carmelo Cerruto del PD l'amministrazione sbaglia nell'andare da sola e non aderire al patto dei sindaci, probabilmente si è fatta trovare impreparata con gli adempimenti necessari. Per Vito D'Antona, SEL, vi è un eccesso di presunzione da parte dell'amministrazione comunale di Palazzo San Domenico. E ci occupiamo ancora di Modica, parliamo ancora di un consigliere dell'opposizione, Vito D'Antona, che punta il dito contro la partecipazione di Modica all'Expo 2015, che prenderà il via domani, costerà ai modicani 183.000 euro. 183.000 euro per la partecipazione del comune di Modica ad Expo 2015 rappresenta una cifra eccessiva e fuori misura in rapporto alla situazione finanziaria del nostro comune. Lo denuncia il consigliere di opposizione Vito D'Antona, che in una nota inviata alle testate giornalistiche scrive: «La decisione del sindaco e della sua amministrazione conferma il nostro giudizio sul modo politicamente irresponsabile e superficiale di affrontare la questione finanziaria del comune, che ricordiamo ancora una volta in alternativa al dissesto ha approvato un piano di riequilibrio che dopo oltre 2 anni risulta ancora sottoposto all'esame del Ministero e della Corte dei Conti. Mentre i cittadini sono alle prese con le scadenze tributarie dalla Tari all'acqua, senza contare la Tasi, e fra poco l'Imu, oneri che stanno mettendo in difficoltà tantissime famiglie e piccole imprese, al comune di Modica si continua a spendere senza alcun limite. E magari si partecipa alla protesta dei sindaci per la riduzione dei trasferimenti dello Stato e della Regione. Oltre alle innumerevoli iniziative finanziate durante tutto l'anno, il sindaco e la sua amministrazione hanno deciso di spendere 231.000 euro per l'estate modicana 2014, 194.000 euro per Ciocco Modica 2014, 68.000 euro per l'illuminazione di Natale, 46.000 euro per le manifestazioni natalizie e in ultima 20.000 euro per la comunicazione televisiva. Inoltre ricordiamo gli incarichi affidati all'esterno per oltre 100.000 euro, alcuni realizzati, altri trentati o bloccati, a fronte di oltre 500 dipendenti in servizio, oltre ad un costante ricorso all'anticipazione di cassa senza precedenti. Adesso è stato superato ogni limite, dice D'Antona. Denunciamo una politica di espansione della spesa che potrebbe mettere a rischio l'approvazione del piano di riequilibrio, senza il quale la città potrebbe essere costretta al dissesto.
La CGIL di Ragusa ha presentato questa mattina un gemellaggio con il Piemonte. Legalità e sviluppo alla base del patto fondato su uno scambio di esperienze. La filiera dello sviluppo contro le mafie, questo è il tema che reggerà il gemellaggio tra la Filcam siciliana e quella piemontese. Gemellaggio sancito questa mattina nel corso di un incontro tra le due delegazioni nella sede della CGIL di Ragusa. Presenti i vertici delle Filcam siciliane e piemontesi, il gemellaggio pone centrale la questione della legalità nella gestione delle imprese come strumento di economicità e sviluppo e di riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Le due delegazioni visiteranno alcune aziende agroalimentari del territorio per osservarne i sistemi di produzione, la commercializzazione dei prodotti e avranno modo di confrontarsi con il mondo del lavoro. Le dinamiche sindacali sono, come qualsiasi settore, sono dinamiche tutte in evoluzione. Noi abbiamo tentato di fare questo gemellaggio perché riteniamo che le esperienze che si contrappongono vanno vissute intensamente. Ma il lavoro, secondo me, dà dignità alla persona. È un elemento che è sostanziale nella vita di ognuno di noi. Il lavoro è libertà, il lavoro è dignità, il lavoro è anche autostima, è capacità di relazionarsi. Chiunque calpesta questo diritto o chiunque lo imbratta per degli egoismi e per lo sfruttamento non fa altro che inficiare questa realtà, cioè umiliare la dignità della persona. E allora chiunque si batte per questo merita rispetto, purché non sia solamente fare della demagogia. Cioè la gente ha bisogno delle risposte. Perché qui si sta creando un conflitto tra lavoratori, tra povertà io direi, per cui c'è un malessere dei nostri nei riguardi di chi viene, c'è un malessere di chi viene nei riguardi dei nostri e questo è perché non c'è una progettualità. E ora ci occupiamo di sport, la Passalacqua si porta 2-1 nella finale scudetto, domani sera match point casalingo per entrare nella storia. Passione, concentrazione, grande consapevolezza dei propri mezzi e rispetto assoluto per un avversario che è caduto due volte ma è tutt'altro che battuto ed è pronto a rialzarsi per invertire la serie. Due vittorie consecutive delle Aquile, soprattutto doppia sconfitta consecutiva del Famila e serie che si porta 2-1 in favore di Ragusa che adesso ha l'opportunità di giocarsi il match point casalingo domani sera al Pala Minardi. Palla a 2 alle ore 20:30. Gara delle mille emozioni, quella di ieri sera che ha visto un primo quarto all'insegna dell'equilibrio e un secondo nel quale Schio ha provato a scappare andando negli spogliatoi sul più 6. Ma è stato anche nel momento di maggiore difficoltà della partita che il pubblico ragusano non ha lasciato solo la propria squadra che ha sentito la vicinanza dei propri sostenitori e non si è scomposta. Ed allora è stata rabbiosa la reazione nella seconda parte di gara quando le Aquile hanno impattato e hanno messo la testa avanti. Macchi e compagne sono comunque restate in partita fino alla fine, fino all'urlo liberatorio del pubblico di casa che ha salutato la vittoria della propria squadra sul punteggio finale di 56-52. A suonare la carica per il match di domani sera è lo stesso presidente Gian Stefano Passalacqua, che invita tutti, pubblico compreso, a dare davvero tutto. Domani vincerà chi avrà probabilmente le maggiori energie mentali e fisiche. A tutti noi, dal team, agli oltre 3.000 ragusani che verranno a dare il proprio sostegno, l'impegno di dare tutto. Bene, con questo è tutto, questo era l'ultimo servizio. Io vi ricordo che oggi alle 15, questa sera alle 21, andrà in onda il nostro speciale dedicato alla festa di San Giorgio. Grazie per l'attenzione e arrivederci.